Buon pomeriggio, ci siamo anche per oggi con Palla al Centro. Siamo giunti al 15 marzo 2024. Buon pomeriggio Maria Grazia, Ciao buon Franco, pomeriggio buon Pippo. pomeriggio, Buon buon pomeriggio a pomeriggio. tutti. E allora, terremoto in casa Cosenza questa settimana. C'è stato l'esonero di mister Fabio Caserta, a cui è seguito praticamente l'ingaggio del nuovo allenatore William Viali, che è stato presentato ieri alla stampa. Pippo qui con me ha realizzato qualche RVM, avremo qualche RVM anche da Terni, nella fattispecie dell'allenatore, il nostro amico Breda, che è stato qui con noi in qualche occasione. Allora, Maria Grazia, terremoto dicevi in casa Cosenza, mentre il Catanzaro sempre domani giocherà a Brescia contro la formazione del nostro amico, un altro amico. Abbiamo amici dappertutto, Renzo Castagnini, direttore sportivo della squadra di Cellino. A te la parola. Sì, Franco, fa hai fatto un po' il riassunto di quello che abbiamo vissuto fra ieri, quello che analizzeremo oggi, e quindi diamo il benvenuto agli ospiti studio che oggi ci accompagneranno in questa avventura, e do il bentornato a mister Gianluca Gagliardi per l'angolo del tecnico. Bentornato anche a Giovanni Ciparrone del club Via Popilace come angolo del tifoso. Bentornato, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito, Grazie grazie Giovanni, poi ancora. ci dirai come ha preso la tifoseria questo tipo di Certo. discorso. Puoi ricordare il Il numero numero? WhatsApp, il 345-921-1221, io aspetto i vostri messaggi e vi ricordo che è anche attiva la nostra pagina Facebook. E io do la parola a Franco e iniziamo Che la subito. giro subito a Pippo perché poi avremo modo di parlarne. Sia della conferenza stampa di Viali sia dell'esonero Pippo. Allora, racchiudiamo in qualche minutino quello che è successo nel corso della settimana. Assolutamente sì, è arrivata la decisione che un po' tutti hanno, come dire, spinto perché si cambiasse. Lo stesso Gemmi ha parlato in conferenza stampa di un appiattimento non solo dei risultati ma anche degli entusiasmi, diciamocela tutta, la sconfitta col derby non è andata giù al presidente così come è andata giù alla tifoseria, e quello che ha pagato è stato l'allenatore. Al di là del fatto del discorso classifiche, di quanto si potesse dire, i punti sono stati fatti, Caserta ha fatto il suo lavoro, però ci sono state cose, come dire, errori ripetuti e da noi sottolineati più volte nelle trasmissioni. È arrivato Viali che dà continuità, quantomeno, non dico sull'aspetto tattico perché poi ne parleremo, c'è da un po' vedere le L'ho variazioni detto sul prima. tema. È arrivato Viali, 3 giorni di lavoro, ieri sera la squadra è partita alla volta, di Roma, dove al centro sportivo Mancini la squadra ha cominciato questa mattina ad allenare, a fare la rifinitura. È andato a trovarli anche Gennaro Tutino, che si trova lì a Roma, alla rieducazione a Villa Stuart per quanto riguarda il suo problema che lo ha fermato. La squadra si allena lì oggi e domani partirà alla volta di Terni, dove si giocherà questa partita importante. Noi vi teniamo aggiornati, fra poco partiremo anche con gli RVM, intanto vediamo e aspettiamo il collegamento, ma Il sentiamo mister, il mister mister Gianluca Gagliardi, sì. Gagliardi. Allora, mister, te lo aspettavi questo tipo di discorso che si è venuto a verificare in settimana? Questo allontanamento di mister Caserta, che comunque ha lasciato la squadra, diciamo, a 3 punti dalla zona playoff e a 4 dai playout. Sì, Franco, non è né una sorpresa né tantomeno la causa. Diciamo che quando si esonera un allenatore, la colpa è divisa in parti uguali da tutte le componenti, quindi dalla società allo staff tecnico a quello che ha scelto poi l'allenatore, che paga per tutti poi alla fine. Detto questo, possiamo discutere sui tempi, sui modi, ma non ci lascerà niente se non il vuoto di una persona per bene, di un allenatore preparato, ritengo io, che forse ha pagato, o no, forse, togliamo il forse visto che l'ha detto il direttore Parli da sportivo, allenatore, ovviamente. non solo da allenatore. Io dico che ci sono due cose che bisogna tenere presente. Cosa si vuole da questa squadra, o cosa si pretende dal punto di vista della società da questa squadra, e da come sembra e da come hanno detto, si parla di playoff, e di conseguenza sei in leggero ritardo, ma proprio neanche. Oppure se la delusione, come si è lasciato trapelare, delle due sconfitte contro il Catanzaro, che sono una causa importante, soprattutto per il tifoso. Ma perché arrivare a Cittadella? Cioè, perché protrarre una situazione che tu hai già considerato chiusa un'altra settimana?
perché trovare una causa che non è sicuramente il risultato del Cittadella per mandare via un allenatore e aspettare il lunedì? Io questo discuto, poi chi l'ha fatto, chi l'ha deciso sicuramente ne sa più di noi, ci saranno cose che noi non sappiamo perché non li viviamo all'interno e di conseguenza dobbiamo soltanto accettarle. Sentiamo nell'angolo del tifoso l'amico Cifferrone, il grande Giovanni. Allora, pure voi siete rimasti un po' così o vi aspettavate queste sonore? Guarda, io ho seguito la conferenza stampa e sono sulla linea di Gemmi, quando a voi giornalisti ho detto perché vi meravigliate? Sì. Perché sembrava una conferenza stampa dove tutti eravate meravigliati che era arrivata la suona del mister Caserta. No, in quel modo ha detto, quando, poi rispondo io. Forse ce l'aspettavamo, qualcuno se l'aspettava molto prima. Sì, questo stavo dicendo, chiariamo questa cosa. Lo stesso Caserta ha detto, se mi avessero mandato via il 26 di dicembre, dopo che eravamo perso in casa col Como, ci poteva stare. I tifosi, a differenza dell'altro ambiente, che sia giornalistico, che sia calcistico, no? Sì. Hanno sempre, come dire, visto con molto imbarazzo le scelte calcistiche fatte dal mister Caserta. Poi, come diceva il mister, voi sapete tutti che noi tifosi viviamo per il derby contro il Catanzaro e perderlo per due volte, ha superato anche un record mister Caserta, e nello stesso derby segnano le stesse persone che hanno segnato nelle due partite. Quindi gli è belle piace. Quindi, no, non lo voglio proprio nominare io, chi ha segnato, perché è stato molto io lo faccio per dovere di cronaca. Cosentini. Cioè, quindi là è scattata quella scintilla e quell'orgoglio del popolo cosentino che a tutti i costi ha chiesto la testa di Caserta, parliamoci chiaro. Quindi domenica prima. Quindi domenica al derby il presidente secondo me non se l'è sentita di esonerare Caserta, è successo successivamente perché, come diciamo noi di Via Popidecce, è stata esonerata dalla squadra Caserta, perché una partita indecorosa. Quindi tu dici indecorosa. Caserta è stata esonerata dalla squadra, ovviamente certo. È una responsabilità tua, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe. Quello che abbiamo visto la partita, di Via Popidecce. Noi seguiamo molto. Vediamo cosa ne pensano a DAZN. Buon pomeriggio al nostro amico Marco Calabresi. Grazie Marco per essere con noi. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Buon pomeriggio, ciao. Cosa ne penso? Ciao a tutti. Cosa ne penso? Mi ha sorpreso, nel senso poteva essere forse il momento buono prima della sosta natalizia, bravo. Forse poteva esserlo prima di questa sosta, perché comunque c'è una partita in questo weekend che per il Cosenza è vitale, non me l'aspettavo, io come ben sapete non vivo a Cosenza, quindi conosco meno di voi gli umori della piazza, me li immagino perché comunque avendola frequentata tanto me la immagino, però sono rimasto sorpreso, molto sorpreso dalle tempistiche e anche, ripeto, da una situazione che è stata resa ancora più aspra sicuramente dalla sconfitta nel derby contro il Catanzaro, perché so quanto sono sentiti i derby, però ripeto, la stagione del Cosenza non è una stagione da buttare e se si esonera un allenatore con 34 punti oggi dovrebbero cambiare allenatore forse 10-12 squadre, visto che dai 37 ai 30 sono tutti in ballo, e una squadra come il Brescia per esempio che oggi è nei playoff perde due partite e sprofonda, stesso discorso per il Pisa che un mese fa sembrava così, stava andando a picco e adesso invece è in zona playoff. Mi sorprende, sono sincero, ovviamente spero per i tifosi del Cosenza che questa non sia una scelta troppo affrettata. Conosciamo Viali, l'abbiamo sentito anche ieri nelle sue prime parole della sua esperienza bis a Cosenza, però ecco, un po' perplesso lo sono rimasto, soprattutto dalle tempistiche, perché ripeto, c'è una partita contro la Ternana che per come si è messa la classifica diventa vitale, e affrontarla con un allenatore che ha due allenamenti nelle gambe prima di due settimane in cui un eventuale nuovo allenatore avrebbe potuto lavorare sulla squadra, come tempistiche sono sicuramente anomale, diciamo così. Pippo Gatto, il collega, vediamo cosa... Sì, ma soprattutto quello che penso io è che la paura e la preoccupazione è quella di affrontare questa gara con l'appiattimento con cui si è assistiti alla gara col Cittadella, nel senso che ci si aspettava la reazione della squadra col Cittadella, reazione che è arrivata relativamente perché abbiamo visto giocatori che un po' deconcentrati, a mio avviso, probabilmente, lo dice anche nella conferenza stampa il direttore sportivo. Sono d'accordo con te col fatto che sicuramente si poteva anche aspettare una settimana, ma a mio avviso c'era bisogno della scossa e bisogna far capire anche a tutto l'ambiente della squadra
che il Cosenza è partito con altre ambizioni. È giusto quello che tu dici, 34 punti è un grande patrimonio, ma è anche vero che a 4 punti c'è i play-out e così come dici tu, fra il sesto e il settimo posto c'è uno scalino di 10 punti. Dal Brescia alla Ternana allo Spezia sono tutti coinvolti per i play-out addirittura, no? Sì, sì, ma io sono d'accordo con te, Pippo. Io vi faccio io una domanda, mi metto io nei vostri panni. Qual è l'obiettivo del Cosenza? Cioè, l'obiettivo è salvarsi e divertirsi o l'obiettivo è centrare i play-off arrivando ottavi, giocando una partita in trasferta contro una squadra che magari ha un budget 10 volte superiore, perdere il primo turno e rifare la B l'anno prossimo? Cioè, bisogna capire, secondo me, qual è il vero obiettivo della squadra e quali sono le ambizioni. Cioè, perché se una squadra gioca i play-off da ottava è un conto, se una squadra gioca i play-off da quinta o da terza è un altro. Ci sono 5 squadre che hanno un budget enormemente maggiore rispetto a quello del Cosenza: il Parma, il Venezia, il Como, la Cremonese, il Palermo, c'è il Catanzaro che sta facendo un campionato meraviglioso, ma per il resto, cioè, io vedo queste 5 squadre che hanno un budget enormemente maggiore del Cosenza, che probabilmente tra queste 5 ci saranno le 3 promosse in Serie A. Qual era l'obiettivo del Cosenza? Evitare una stagione tormentata come le ultime, quindi arrivare il 2 maggio, al 1 maggio a festeggiare al Marula la salvezza, oppure provare ad andare in Serie A? Cioè, perché secondo me la questione è tutta lì. Se si manda via l'allenatore perché si ha paura di retrocedere, perché non si è nei play-off, lo chiedo a voi perché, ripeto, vedendo quotidianamente la realtà più di me, magari sapete togliermi questo dubbio. No, ma sono d'accordo con te. Sicuramente l'obiettivo è quello di salvare il campionato, nel senso di portare a casa questa Serie B, però si è partiti con l'idea di fare i play-off, questo è, e si sta tentando l'ultima carta per agganciare questo treno. Io la leggo così, poi il mister ti voleva chiedere un'altra cosa. No, io sostanzialmente, tu hai ripetuto quello che ho detto prima io, perché quando parlo di modi e tempi mi riferisco a tutto quello che hai bene ripetuto tu. Però, ecco, probabilmente è la mancanza di chiarezza che porta a queste cose, no? Nel dire qual è l'obiettivo, ma dirlo prima, dirlo chiaramente prima, non in un momento di euforia nei 110 anni della festa con Di Marzio che ti incalza, no. Devi dire, questa squadra è stata costruita per puntare ai play-off. Qualora ciò non avvenga o non pensiamo che si stia andando verso questa direzione, magari uno poi provvede, ma chiaramente senza dirlo nelle segrete stanze. Numero uno. Numero due, c'è un discorso campanilistico e ci sta, perché come ha detto benissimo il nostro amico Ciparrone, giusto? Sull'onda di 2 sconfitte in 2 derby ci può stare che la società decida una, ma non calcistica, una decisione campanilistica, che è diverso. Quindi veniamo da un 110 anni con una sconfitta contro la Sampdoria, subito dopo una sconfitta contro il Catanzaro, mi fermo e decido. Se non lo faccio, devo arrivare a Terni, ma me lo dice la logica. Però questo su quello che noi vediamo e sappiamo dall'esterno. Se all'interno dello spogliatoio c'è stato qualche altro problema, noi non ci è dato sapere. E infatti questa potrebbe essere la spiegazione. Lo dicevamo, cioè c'è una partita che secondo me è una partita spartiacque, così come lo è in questo turno Reggiana-Spezia. Secondo me le 2 partite fondamentali per il Cosenza di questo weekend sono queste, perché la Ternana, tenendo la distanza, di fatto ti allontani dalla zona retrocessione. Se la Reggiana dovesse fare 3 punti, lo Spezia rimarrebbe a 30 e quindi si creerebbe comunque una piccola zona cuscinetto, e tu avresti nelle ultime 8 giornate un margine di 4, 5, 6 punti, adesso non lo so, però comunque da gestire in modo da poter centrare una salvezza, che adesso anche qui, aiutatemi con la memoria, il Cosenza si è salvato in questi 6 anni di B non all'ultima giornata, non ai play-out, non con la riammissione, forse soltanto il primo anno con Braglia, non all'ultima giornata, che mi ricordo che si salvò a Salerno probabilmente, quindi era la penultima giornata. Per il resto sono state soltanto salvezze soffertissime, o tramite i play-out o tramite la riammissione. Non lo so, ripeto, il presidente e il direttore hanno i loro motivi, sicuramente noi non sappiamo tutto quello che succede nello spogliatoio e quindi subiamo tra virgolette la decisione, chi da tifoso, chi da addetto ai lavori, chi da telecronista,
e quindi possiamo soltanto osservare, però sicuramente è singolare esonerare un allenatore dopo un pareggio, non dopo una sconfitta, primo, e secondo, prima di una partita, ripeto, vitale come quella di Terni, e la Ternana Perfetto. A Cosenza l'hanno conosciuta bene anche alla gara d'andata. Grazie Marco per essere stato con noi, grazie ciao, per la tua disponibilità, grazie e buon lavoro a DAZN, grazie. Allora io volevo salutare, consentitemi, che doveva essere qui con noi l'avvocato Aristide Leonetti, che era stato invitato 15 giorni fa, lo sottolineo, 15 giorni fa, che noi andiamo sempre, praticamente ci programmiamo sempre nei giorni precedenti, esatto, per il papà che ha avuto dei problemi di salute, quindi un in bocca al lupo all'avvocato Aristide Leonetto, suo papà, sperando che poi la prossima volta che sarà il tuo turno potrà farti compagnia. Solo un piacere. No, io volevo aggiungere un'altra cosa, giustamente dalle parole che è dalla come dire, la razionalità che ha spiegato il collega di DAZN, il discorso è quello che... Questo lo vedono da fuori, giustamente. Sì, giustamente, perché tu magari sei più portato a fare un discorso trascinato dalla passione. Cerchiamo di essere un po' più, come dire, asettici rispetto alla passione, quantomeno per parlare senza essere coinvolti. Il calendario offre due partite importanti che, al di là dello scontro fra Reggiana e Spezia, quello che ha sottolineato, che al di là di come può andare il risultato, sono due squadre che tu ti tieni sotto, così come ti tieni sotto anche la Ternana nell'eventualità dovesse come dire, prendere a 20 e poi 8 partite per giocartela. Come dire, è un razionamento, è un discorso razionale fatto dai vertici, che dice comunque ci giochiamo subito la carta, intanto abbiamo una settimana di tempo per lavorarci meglio, poi sicuramente c'è la sosta che darà una mano, ma intanto cominciamo a provare se la scossa dà risultato. Tutto qui. Ok, grazie Pippo. Andiamo a vedere subito i messaggi, ne arrivano tantissimi anche oggi. Vai Maria Grazia. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza. Dopo le ultime sconfitte in casa, prima con la Samp, poi dopo l'ottimo pareggio a Parma, dove la nostra squadra meritava la vittoria, al derby noi tifosi ci aspettavamo una vittoria che ci avrebbe potuto fare entrare nella zona playoff, invece non è stato così. Infatti le ultime non buone prestazioni hanno costato cara la panchina a mister Caserta. Adesso con Viali ci aspettiamo che la nostra squadra inizi bene a Terni, forza lupi nostri. Ciao da Antonio, spero che Viali porti la scossa che ci vuole e più equilibrio in campo. Se i giocatori volevano Caserta, lo dovevano far vedere in campo, cosa che non si è visto ultimamente. Forza lupi, almeno portiamo a casa un punto a Terni. Cara bellissima Maria Grazia, aspettiamo una pronta riscossa che sia consona alla forza della nostra squadra. Forza mister Viali e forza lupi nostri. Un abbraccio affettuoso da Mario Scarlato. Se vuoi aggiungere qualcosa, poi andiamo subito agli RVM. Diciamo Prego. Tutti che la partita invece è... che doveva riscattare Caserta, era proprio con il Cittadella, una squadra che dopo 8 partite consecutive non faceva risultato, viene a Cosenza... Sconfitte, il Cittadella, cioè, sì. Cioè, arriva a Cosenza dopo aver perso il derby con la Sampdoria e trova una squadra che non dà quel giusto riscatto all'allenatore. Quindi io penso che proprio lì è scattata la molla che ha fatto sia la società di dire basta con Caserta, perché poi è vero quello che dice il giornalista di DAZN, però per noi ogni partita è un trampolino di rilancio, che non è stato così. Se tu guardi il Cittadella, 8 partite di sconfitte consecutive in classifica e sopra di noi è sempre lì. È sempre quindi lì, io non le faccio il calcolo che hanno fatto stasera, sopra, sotto, la Serie B è tutta da scoprire fino all'ultima partita, quindi ci sarebbe da discutere tantissimo, lo dimostra il Cittadella. Concordo con te. RVM. Intanto cominciamo a sentire i contributi e vediamo subito come la pensa e come si è arrivati, quello che ha detto ovviamente un pezzo di quello che ha detto Gemmi in conferenza stampa di 20 minuti, però il direttore sportivo ha detto la sua e sentiamolo subito. Per quanto riguarda gli obiettivi, faccio sempre un'analisi io da quando sono arrivato a dove sono. E il mio obiettivo principale, unico, costante, è quello di cercare di migliorare costantemente dove sto lavorando e mettere tutto me stesso per cercare di migliorare. Poi uno può sbagliare, chi fa il mio lavoro non è quello che non sbaglia, ma quello che sbaglia meno. Probabilmente poi sono le opinioni che determinano quanto è sbagliato o se è sbagliato più o meno. Quindi questa scelta è una scelta molto faticosa, molto dolorosa,
ma va nella direzione di cercare di migliorare quello che è stato fatto fino ad oggi, anche se devo dare grande merito a mister Caserta, perché secondo me abbiamo fatto un lavoro importante nei punti, nella classifica, ma nell'ultimo periodo certi step che non sono andati come volevamo stava appiattendo l'ambiente, appiattendo anche dal punto di vista la squadra e tutto. Poi se è una scelta frettolosa, se è una scelta che si doveva fare prima, che si doveva fare dopo, solo il tempo ce lo potrà dire. Beh, adesso purtroppo ci fermano, Maria Grazia. Dobbiamo andare in pubblicità, però torniamo subito dopo e parliamo del direttore sportivo Gemmi e dell'arrivo di mister Viali. E allora eccoci per la seconda parte di Palla al Centro del 15 marzo. Allora Pippo, abbiamo ascoltato Gemmi. Subito ecco, partiamo e sentiamo ovviamente anche mister Viali, il primo intervento che ha fatto e che ha dato un po', ha risposto alle tante critiche che sono successe dopo quando la sua scelta di andare ad Ascoli. Sentiamo Viali. Sono cambiati i regolamenti, sono il primo allenatore che allena nello stesso girone o comunque due squadre diverse e quindi non vorrei mai che le mie parole legate chiaramente a Cosenza possano essere travisate rispetto, tanto ci arriveremo, rispetto alla scelta di quest'estate e all'Ascoli che comunque devo ringraziare. Ho parlato con Fabio, con Caserta, ci siamo parlati anche di persona. Ci tenevo a salutarlo perché è un allenatore che stimo tecnicamente moltissimo come persona e quindi ci siamo fatti una chiacchierata. Abbiamo fatto un'impresa straordinaria lo scorso anno, ero arrivato svuotato e sono corso a casa. Cioè, io credo che questo possa rendere l'idea su come è lo stato d'animo di quei momenti. Poi ci sono state diverse analisi, il direttore non aveva ancora i suoi tempi, così arrivo anche poi a cosa ho imparato durante la stagione, che spesso gli allenatori si illudono che con il lavoro, la qualità tecnico-tattica piuttosto che le proprie caratteristiche di poter riuscire andare in un posto, allenarlo e fare bene, ok? E invece mi ha insegnato che gli ambienti fanno la differenza. Notevoli. Io avevo trovato un ambiente che mi ha esaltato e me lo sono fatto scappare. Parole chiarissime. Io una battuta gliela farei fare a Giovanni. Un po' ha spiegato un po' anche, non solo come dicevamo, si è perso tempo un po' sulla sua riconferma, ma soprattutto l'ambiente ha fatto la differenza. Molto onesto nel dire quello che ha detto, coraggioso anche nel ribadire che ha sbagliato ad andare via, perché il nostro ambiente è quello che fa amare tutti loro, non ultimo Tutino, per dire. Calciatore e allenatore lasciamo un segno indelebile, ecco perché lui è stato molto, è più comunicatore di Caserta, è più bravo, su questo lui sa comunicare con la città. Ecco perché penso che sarà una bella rivincita anche per lui, quello che ci auguriamo tutti. Però questo che ha detto ci dà un vanto particolare, perché a Cosenza si sta bene, il pubblico è un pubblico che comunque capisce di calcio e dice la sua quando la deve dire. Quindi lui, abbiamo una dei giornalisti che veramente tecnicamente sono preparati ogni qualvolta si affrontano delle conferenze stampa, perché noi le seguiamo tutti, i tifosi. Bisogna essere tifosi sempre, non solo la domenica. Grazie. Quindi quello che lui è riuscito a dire con molto coraggio gli fa onore e io sono convinto che riuscirà a dare quella sterzata che non è riuscito a dare Caserta, parliamoci chiaro. Perfetto. E allora uno che capisce Serie B, per essere un esperto della categoria, è il nostro amico di Cagliari, il nostro collega Vincenzo Sardu. Grazie Vincenzo per aver accettato l'invito, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, hai ascoltato un po' le parole del neotecnico del Cosenza Viali, abbiamo raccontato quello che è successo in settimana, il tuo pensiero? Guarda, io su Viali posso spendere solo ottime parole, perché è un allenatore che mi è sempre piaciuto, l'ho seguito ai tempi della Lega Pro, tu Franco, sì. Ricorderai sicuramente. Con Cesena. Esatto, ha fatto veramente bene in una fase di ricostruzione del Cesena che era importante, credo che i frutti
quello che ha seminato Viali a Cesena adesso sta fruttando con un campionato di Serie C di Lega Pro che è stradominato dalla squadra bianconera. Sai, quando si cambia un allenatore ci sono sempre due variabili, e questo lo può sapere sicuramente meglio di me chi è sul posto. Un allenatore si cambia o perché non ha più la squadra con sé, oppure perché la realtà dei risultati, la realtà della stagione sta andando in maniera molto diversa, in peggio ovviamente, rispetto a quello che era alla previsione della vigilia. Ora, se noi tornassimo indietro all'estate scorsa e qualcuno ci avesse detto bada che a inizio di marzo, a metà marzo, il Cesena ha 4 punti dai playoff, 3 punti sui playout, ce la metti la firma, ma anche 2 per come era andata la stagione dell'anno scorso. Allora la domanda è: a cosa risponde questo cambio di rotta? Se risponde a una di queste due variabili, ovviamente lo potete sapere voi meglio di me. Io non vorrei, e spero veramente di no, che questo cambio di guida tecnica, fermo restando che Viali è una soluzione perfetta, ideale. Voi tra l'altro l'avete visto al lavoro lì e sapete cosa vale, quanto vale, quella è la persona che è. Ma non vorrei che il cambio di panchina sia frutto del derby, perché perdere un derby così, dopo aver perso anche quello dell'andata, cioè sicuramente lascia qualche scoria, però non basta per giustificare un cambio tecnico. Allora, l'auspicio è che Viali raccolga subito la sintonia che c'è, è necessario che ci sia tra la squadra e la componente tecnica per portare avanti questa stagione. Non illudiamoci troppo però, perché io, dando un'occhiata al calendario, adesso c'è la sfida con, se non erro, la sfida con la Ternana, che è affamata di punti, sta molto messa male, quindi non sarà una partita semplice che il Cosenza però la può vincere, attenzione. Poi ci sarà il Brescia, e Maran è uno che l'abbiamo conosciuto noi a Cagliari, quando indovina l'equilibrio tattico, mette in campo squadre fastidiose. Poi magari non vincerà il campionato, ma mette in campo squadre fastidiose. Quindi è un momento molto delicato per cambiare allenatore. Però Viali è di sicuro, tra le tante cose che potevano succedere, è quella migliore. Assolutamente sì, ma non solo per questo, visto che Viali conosce 11 dei, praticamente metà della rosa, sono i giocatori che hanno conquistato la salvezza la scorsa stagione. In più, Viali, a mio avviso, c'ha quel quid in più, che è quello di cambiare la partita in corso, cosa che Caserta purtroppo ha dimostrato i limiti qua che noi abbiamo detto. Caserta nella partita in corso prepara una gara ma poi non la cambia. Viali invece l'anno scorso ci ha dimostrato questo. In più, come dici giustamente tu, Viali non solo conosce la squadra, ma non discosta il suo modo di giocare da quello con cui giocava la squadra. Quindi diciamo c'ha poco da lavorare, deve perfezionare determinate cose, e sicuramente la sua fase difensiva è migliore rispetto a quella di che perlomeno lo è stata. Non è che poi si può parlare di tutto quello che si vuole. Però ti do assolutamente ragione. E questa partita, tra altre cose, la giochi col rischio relativo, visto che il calendario ti offre un Reggiana Spezia che si scontrano tra di loro e ti permettono anche di andare a rischiare qualcosa in più a Terni, vero? Guarda, è un momento molto delicato per il calendario, però hai ragione. Io infatti quando parlavo di sintonia non parlavo di lavoro tattico, sia perché Viali è un ottimo allenatore, veramente mi chiedo com'è che adesso non vorrei infierire, però permettetemi, okay? Com'è che la Salernitana va a prendere Liverani, c'è Viali libero sul mercato e non vai a prendere Viali, che è un allenatore che ha sicuramente anche la capacità di creare 2-3 partite nella stessa partita, come dicevi tu giustamente. Quindi buon per il Cosenza che se l'è ritrovato libero a disposizione.
Certo che il vantaggio c'è, conosce la dorsale della squadra, la conosce, quindi non è che farà, che avrà delle esigenze particolari che imporrà a tutto il gruppo un lavoro di mentalizzazione sui nuovi concetti dell'allenatore. Ci saranno anche i nuovi che non l'hanno conosciuto l'anno scorso, però i vecchi diranno no, aspetta, questo gioca così, adesso andiamo sul sicuro. Quindi da questo punto di vista non c'è ombra di dubbio che sia stata un'ottima scelta. La mia riserva è che non vorrei che il cambio sia avvenuto per conseguenza di quella partita là, perché poi tra l'altro, come dicevo prima, attenzione, se tu all'inizio della stagione ti volevi salvare tranquillamente, diciamo che c'eri, adesso stai buttando sopra il nuovo allenatore una bella responsabilità. Cioè, Viali sa, anche se nessuno gliel'ha detto, ma lo sa, che deve andare sicuramente meglio di come andava, stava andando la squadra prima. La squadra ultimamente ha perso col Catanzaro, il derby appunto, ha perso con la Sampdoria, che sta risalendo, però pareggia col Pisa, pareggia col Modena. Insomma, così messo male dall'esterno, attenzione, io poi lì non ci sto, quindi voi le cose le sapete, le conoscete meglio di me. Vista dall'esterno male male non andava, però diciamo che tra i dubbi, diciamo i rischi di un cambio a questo punto della stagione, perlomeno si è scelta la soluzione migliore che un po' i rischi li attenua. Perfetto, grazie all'amico Vincenzo Sardu per essere stato con noi. Salutaci Cagliari e la Sardegna. Grazie Vincenzo. Pippo, RVM. Assolutamente sì, giustamente come faceva notare Sardu, alla fine non è una scelta, a mio avviso, che è venuta prima, anche perché diciamo i mal di pancia sono non solo dal primo derby, non solo dall'ultima partita giocata con il Catanzaro. Adesso ci sentiamo la seconda parte di Viali, che spiega un po' rispetto alla partita con la Ternana che tipo di partita sarà. Viali. Onestamente io non ho percepito scompenso sulle sedute d'allenamento che abbiamo fatto. Una squadra abituata a recepire, abituata a fare e ha continuato a farlo anche in questi giorni, perché sono professionisti, e il fatto che ho letto qualcosa, insomma, che fossero dispiaciuti del cambio così, dimostra ancora di più il valore di un gruppo, anche non solo come professionisti ma anche come persone. Ma questo, metà li ho allenati e li conosco bene, e quindi non mi meraviglio, ed è giusto che sia così, perché quando si condivide un percorso, e il nostro mestiere ci fa proprio vivere forse anche più che con la famiglia, e quindi è normale che sotto l'aspetto di rapporti si debba creare qualcosa, altrimenti vuol dire che non si può raggiungere grandissimi obiettivi senza cuore. È una partita determinante, quindi mi allaccio anche a quello che avete detto della classifica, playoff, playout. Io ho chiesto alla squadra di vivere la Ternana e basta, perché chiaramente con una classifica così corta, con una forbice così stretta, i titoli di settimana in settimana potranno cambiare in un modo o in un altro. Giustamente voi lo farete dal vostro mestiere, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanerci dentro con grande equilibrio. Ha smorzato i toni, erano uscite fuori un po' di polemiche, cioè, i giocatori è normale che hanno lavorato 6 mesi con un allenatore, è il minimo che fanno, lo salutano perché sono stati a contatto, tutto quello che c'è dietro. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa, media punti di Viali 1,17 l'anno scorso, ci metto anche dentro il play-out vinto e pareggiato, l'ho fatto col calcolo, 1,17 la media di Caserta, quindi non è che ci sia stato, come qualcuno può dire, la media punti qua, là, assolutamente no, è solo una questione di tattica al di là, di tattica, di, come dire, di compatibilità fra i due allenatori. Mister, a te la parola. No, guarda, questo, diciamo che questo campionato è un po' diverso rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo chiuso a 35 punti. Adesso sì, ma era la media punti, giusto per dire, perché abbiamo, qualcuno ha fatto i calcoli sulla ne media punti. Ne abbiamo 34 e manca qualche giornata. Sì, diciamo, sì, Viali ha nel suo DNA positivo questo di saper dialogare, saper
sapersi presentare, piace alla gente dal punto di vista anche fisico, alle donne chiaramente, Franco, non a noi. Non quindi, gli fa, no, piace dico, fare corsi, piace mister, anche, dai. No, perché ti rivolgi a me? No, no, ho detto non a voi. Ah, uomini, no, no, noi siamo ormai datati, dai. Ecco che quando si fa non è una battuta, perché anche questo, anche l'occhio vuole la sua parte. Però vabbè, rimanendo, ma che certo non era proprio da buttare mister, però vabbè. Rimanendo al rettangolo di gioco, io ritengo che l'equivoco sia sostanzialmente uno. Forse si è sopravvalutata la rosa a disposizione di Caserta, si è voluto far pensare con alcuni acquisti, specialmente nel reparto avanzato, che questa squadra fosse enormemente più forte rispetto all'anno scorso. Ma ci siamo dimenticati che abbiamo dovuto richiamare Camporese per avere un uomo di esperienza con campionati di Serie B dietro, e che in mezzo al campo quelli che stanno girando non hanno più di due campionati per uno in Serie B, anzi Zuccon e Praselic, che sono quelli che hanno giocato maggiormente in B, non ci avevano mai giocato titolari. Questo è un fattore secondo me fondamentale, perché in B gli uomini di B sono tali quando fanno due o tre campionati e hanno 100 presenze almeno, altrimenti in determinate partite, scusami Franco, è al Cosenza è successo, ed è questo che io volevo sottolineare. Sento. Se tu mi imputi all'allenatore, nei momenti importanti questa squadra ha deluso, nelle partite in cui dovevamo fare il salto questa squadra ha deluso, allora o mi fermo e gli dico probabilmente il problema sei tu, oppure dico probabilmente è una mancanza di personalità che questa squadra non ha e non ce l'ha in mezzo al campo, cari, che è sempre l'anima e il cuore pulsante di una squadra. Poi oggi parliamo di altro, parliamo di Viale, benvenuto a Viale, speriamo di che, come ha detto giustamente il giornalista, con una piccola botticella, dice, riesca a fare qualcosa in più, che significa arrivare a, perlomeno a lottare per i playoff. E allora, Pippo, vai che poi prendi io la parola. Un messaggio, perché salutiamo e ci segue con passione tra i nostri come dire, telespettatori, un personaggio che mi onoro di conoscere come amico, Sergio Chiatto, voi tutti lo conoscete, sì, lo salutiamo. Uno dei talent scout di Cosenza. Complimenti per aver scelto di intervistare questo signor giornalista, Sarru, che ha, come suol dirsi, la testa sulle spalle, dimostrando davvero di sapere di calcio. Così appare forse perché non influenzato dall'ambiente, non vi saranno sfuggite le due variabili elencate che solo da sole avrebbero dovuto provocare il cambio della panchina. Entrambe appaiono allo stato inesistenti. Complimenti a voi per avvalervi di simili commentatori. Grazie. Grazie, grazie, perché Sardo è stato quasi 35 anni al Corriere dello Sport, ha diretto la BLC, quindi abbiamo appreso tantissimo da lui, così come da tanti altri colleghi che fanno la storia a livello nazionale dello sport. Allora, dico, la parola a te. Dico che Giovanni, anche per Caserta sarebbe stata una partita determinante, quindi anche per lui questa di Terni sarebbe stata la sua, come dire, partita della vita. Io però aggiungo una cosa, perché il mister vede bene più di noi la qualità dei calciatori e quello che è stato messo in campo fino ad oggi da Caserta. Effettivamente in Caserta fa un campionato con uno strepitoso tutino, quindi che gli ha garantito un certo numero di punti, ha segnato determinati gol. Adesso per Viali manca tutino. Dall'altra parte noi tifosi... Vabbè, per una partita, poi col Brescia dovrebbe esserci. Perché non abbiamo mai contezza degli infortuni come Martino, quando durano, che periodo è, che anno. Però noi ci auguriamo, noi sappiamo che col Brescia tutino possa rientrare subito, anche per dare il massimo apporto anche a Viale e a tutti noi. E la stessa cosa, noi speriamo che finalmente il Florenzi a centrocampo, come penso anni fa, come l'anno scorso, gli altri anni, ritorni ad essere l'arma in più per Viale e per tutti noi, perché effettivamente noi crediamo che Florenzi può dare tantissimo. Giovanni, dobbiamo accelerare, sì, perché abbiamo pochi minuti. L'RVM, ovviamente dall'altra parte, mister Breda che parla della partita, e sentite un po' cosa dice anche di Viale. Breda. Non lo so cosa si rappresenta all'ultima occasione, perché nessuno lo sa, perché magari perdi Cosenza o pareggi, ne vinci 4 di fila, quindi non è che, ma non perché la vedo, nel senso, siamo solo concentrati sul Cosenza, sappiamo dell'importanza della gara, sappiamo che è una gara che ha un peso specifico notevole, che al momento è la gara più importante della stagione, e dobbiamo pensare solo a questo, poi sul dopo se ne parlerà dopo.
con una squadra che ha, secondo me, degli ottimi elementi, che ha cambiato tecnico, quindi con quel che comporta il cambio di un tecnico, ma con la necessità da parte nostra di essere superiori a tutte queste variabili e fare il massimo per portare a casa più punti. Per fortuna non sono due allenatori proprio agli antipodi, cioè se andava a Bisoli era un pochino più difficile codificarle tutte quante, però sia Viali che Caserta hanno delle cose in comune, poi certamente con le proprie caratteristiche, con il proprio credo, e quindi però insomma abbiamo cercato di mettere dentro tutto quanto in un contesto dove anche le nostre certezze vengono sempre di più e dove, a di là dell'avversario, siamo noi che vogliamo fare un certo tipo di partita. Assolutamente, sì, Franco, assolutamente, ma anche bisogna anche dire che... Persona per bene. Assolutamente. L'abbiamo ma anche avuto Caserta, qui ospite, oltretutto. Alzo le mani, cioè, Caserta è stato, ha fatto delle cose molto belle, però ovviamente come tutti gli allenatori è in crescita, Franco. Sì, a me come tutti gli allenatori è in crescita, naturalmente poi questo gli servirà anche d'esperienza per la vita futura calcistica, naturalmente, però siccome abbiamo avuto qualche volta anche l'amico Roberto Breda, è stato molto chiaro. Ci sono delle similitudini, vorrei fare una domanda proprio a mister Gagliardi, tra... E dici Caserta e Breda dal punto di vista tecnico-tattico. Ha parlato di Bisoli, con Bisoli sarebbe stato più enigmatico. Ecco, una domanda che giro a mister Gagliardi. Enigmatico perché? Perché usa l'autobus. Rispondo come l'ha detto lui, sorridendo. Bravo, sorridendo, sì. Bisoli non si inventa nulla, Bisoli ha la... sempre valida, ritengo, sotto certi aspetti, mentalità di prima non prenderle e poi offendere. Quindi non ha un'idea propositiva, ma un'idea conservativa, diciamo così. Ecco. Conservatore come gli inglesi, insomma. Io non penso che per lui faccia tanto differenza, perché Breda comunque è un allenatore che prepara le partite in funzione della sua squadra, di quello che pretende e vuole dalla sua squadra. Questo 3-5-1-1 che poi diventa 3-4-2-1 in fase di possesso, dove Luperini fa l'ago della bilancia, ecco. È l'uomo più pericoloso negli inserimenti senza palla, è da tenere d'occhio. Poi gli esterni hanno grande qualità, Casasola da una parte e Carpo dall'altra. Lucio Vinto, così Franco, abbiamo parlato anche un po' della Ternana, di quello che sarà l'incontro. E mi permetto di dire, al sottoscritto la partita del giovedì era già la partita della vita, non si pensa mai per un allenatore a lungo termine, proprio per evitare che succeda quello che è successo a Caserta. Tifosi Maria Grazia. Chiedo alla regia per favore di mandarci il video di Luciano Vinto e di Vincenzo Di Gianni, i nostri tifosi con le formazioni. Ciao a tutti i tifosi del Cosenza, per me la formazione ideale per la prima di Viale Terni è Mica in porta, difesa 4 composta da Gianfi, Camporese, Venturi e Frabotta, centrocampo a 3 con Florenzi, Calò e Prazelic, in avanti Marras, Forte, Antonucci. Forza Lupi sempre, andiamo a vincere. Sono Lucio Vinto, vorrei dare la mia formazione un 4-4-2 per domani. Mica in porta i difensori centrali Camporese e Venturi oppure Fontanarosa, gli esterni di difesa Gianfi e Frabotta. Centrocampo a 4 con Prazelic, con Voca oppure Calò e Marras, Florenzi, i due attaccanti Mazzocchi e Antonucci. Forza Lupi. Forza Lupo, questo formazione dei nostri tifosi, come sono tifosi già, sono sempre attenti e sempre sul sulla notizia e sul pezzo. Sempre, purtroppo sempre. Franco ti dà la notizia e non riusciamo a avere, il Catanzaro non ha messo nessun RVM, quindi ci dispiace per i tifosi del Catanzaro, non abbiamo nessun contributo. Che giocherà a Brescia, poi ci darà due parole mister Gagliardi. Però andiamo a vedere le quotazioni quote, mister, invece per quanto riguarda le due partite. Allora, trasferta per entrambe le calabresi, quindi per Ternana Cosenza l'esito consigliato viene dato come 1x più under 4,5 con la quota di 1,45. Vediamo se riusciamo a vederle in video. Enzo Leonetto, eccole qua che sono arrivate. Mentre invece puoi ripetere il Cosenza? Sì, così? Allora, esito consigliato 1x più under 4,5 under, con 4, la quota 4, di 1,45, mentre invece Brescia Catanzaro x gol e la quota di 1,50. Mister, vai under 4,5 ce lo spieghi. Under 4,5 è come avere bisogno dell'allenatore, insomma, per prendere 4 gol per perdere la scommessa è un po' difficile, però eliminiamo l'1x perché porta male, però è una partita dove chiaramente l'importanza della posta in ballo fa sì che ci dovrebbe essere equilibrio. Catanzaro invece lo vedo proprio, è con pronostico quasi azzeccato, come giocherei io se dovessi giocare una bolletta x o gol.
Perfetto. Prossimo turno? Eccolo qua. Allora, si parte con l'anticipo di Palermo-Venezia. Si gioca il sabato e vede impegnati Brescia contro il Catanzaro alle ore 14, Como contro il Pisa, la Feralpi contro il Parma, il Sudtirol contro la Cremonese e sempre alle 14 Ternana-Cosenza. Si gioca invece alle 16.15 Bari contro la Samp, Cittadella contro il Modena, la Reggiana contro lo Spezia e chiude il turno nel posticipo Ascoli-Lecco. Allora Pippa, abbiamo parlato tantissimo di Ternana-Cosenza, è una partita importante, delicata per entrambe le formazioni, perché la Ternana arriva da due risultati negativi e quindi ha necessità di riscattare. Recriminava sul gol. Sì, vabbè, ha preso due, tre pali, insomma una squadra sta bene, Sgarbi, che a Cosenza abbiamo mandato l'ex via di turno. L'ex di turno Casa è sempre uno dei migliori in campo, lo vedremo poi domani quello che succederà. Per quanto riguarda invece di proprio Brescia... Cosenza Sgarbi, sì, prestito. Sì. Per quanto riguarda Brescia Catanzaro, ma intanto sottolineiamo e ricordiamo che si tratta di due squadre dove c'è un grande per loro gemellaggio. E vista la classifica, non mi meraviglierei che se il primo tempo finisce in pari, la partita finisce pari. Però dal punto di vista tecnico-tattico è una partita che potrebbe dare grande, grande risalto dal punto di vista proprio dei gol, che ce l'hanno le due squadre come indole, specialmente il Catanzaro fuori casa riesce a fare la partita allo stesso modo come la fa in casa, quindi non cambia nulla. Ripeto, se dovessi dare un segno direi X. Allora, vai Maria Grazia, gli ultimi messaggi. L'ultimo e poi messaggio della giornata. Giovanni. Buonasera, sono d'accordo con il giornalista Sardu. Non si può basare una stagione intera su due partite e derby andati mali. Più plausibile che il cambio in relazione agli obiettivi disattesi da parte della squadra. Forza Lupi sempre, saluti da Simona. Perfetto, allora siamo in chiusura. Pippo, due battute per finali per Giovanni Ciparrone, che ringraziamo per essere stato qui oggi, perché insomma è stato all'ultimo momento poi. Grazie. Un recupero, perché ripeto, in panchina. L'avvocato Leonetti purtroppo... I migliori sono quelli che andano alla panchina. No, grazie Franco, è stata una bellissima discussione. Io volevo mi fa piacere. Due messaggi. Il primo, che il presidente Guarascio superi al più presto questa situazione ingresciosa, antipatica, e che possa venire a Cosenza, perché è un'anomalia pazzesca il fatto che non possa raggiungere la sua squadra e la nostra città subito. La seconda, Franco, è che domenica finalmente, dopo il derby, c'è una importante riunione del tifo organizzato presso la Villa Vecchia alle ore 15, quindi già questo sta a significare che i tifosi qualcosa si sta muovendo per riunificare, cercare di riunire almeno le idee dell'ultra, poi che si rimane divisi, ma essere uniti per dimostrare quello che è. Sarà e sempre bella stata la difesa Cosentina, quindi è una notizia che volevo dare ufficialmente anche questa. Grazie. Maria. Allora sì Franco, ci metto anch'io la faccia, come hai detto tu in conferenza stampa, come ha detto Giovanni, siamo in questo momento vicini al presidente Guarascio, sperando che la situazione si sblocchi il prima possibile, che la magistratura faccia il suo corso. E volevo ricordare una notizia, in realtà Franco, che ci è sfuggita. È stata data l'ufficialità che venerdì 5 aprile la nazionale maggiore femminile giocherà al Marulla alle ore 18, quindi noi siamo contentissimi che dopo la nazionale Under 17 anche la prima uscita per gli europei 2025 sì, del erano 28 anni che la nazionale maggiore femminile non veniva a Cosenza, quindi noi vi diamo questa notizia e siamo contentissime di accogliere le ragazze e le aspettiamo, quindi su questa bellissima notizia concludiamo la nostra trasmissione. Io saluto te Franco, ringrazio Pippo, grazie a Luca Gagliardi, grazie a Giovanni per essere stato con noi. Un saluto a tutti, ci vediamo settimana prossima, un bacio grande.